Allora, buonasera a tutti. Niente, passiamo al primo punto all'ordine dei lavori, che è la lettura dei No, verbali. qui mi faccio l'appello, Giusto, Presidente. scusami. Ah, tranquilla. Allora, la zazzera presente. Ora, sì, stavo scrivendo questo. No. Allora, all'avviso è presente, la Ciao, vedo. Paolo, presente. Egidio? Non lo vedo. Poi. Cagnolino che abbaia. È il mio di cagnolino, adesso devo. C'ha da ridire. Gunnella? Eccoci, Eccolo qua. presente, buongiorno, buon pomeriggio. Eccolo qua. Toti, eccolo. E Zitoli, eccola qua. Sì, ci Presente. sono io. Ci sono anch'io. Quasi tutti, dai. Okay. Allora, grazie Leonora. Seduta aperta. Niente, passo subito al primo ordine, al primo punto, che è la lettura dei verbali. Ne abbiamo due oggi. Voglio complimentarmi ancora una volta con Eleonora, perché ha fatto dei verbali in cui proprio, guarda, ci si può studiare. Addirittura, ti ringrazio. Quindi Li passo. rilegheremo. Eh? Li rilegheremo a fine consigliatura. Faremo Sì, un po' uomo. Ok, grazie. Allora, questo è il verbale dell'8 ottobre 2020. Allora, leggo, Il giorno 8 del mese di ottobre 2020 alle ore 9, presso la sala riunioni del Municipio 7, sita nella sede del Municipio 7 in piazza Cinecittà, si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine dei lavori. Lettura e approvazione verbali precedenti, donna e arte 2, 3, analisi tema, feti sepolti senza consenso e con il nome delle donne che hanno abortito, elaborazione eventuale atto di indirizzo. 4. Varie ed eventuali. 5. Presentazione ed eventuale sottoscrizione della mozione adesione del Municipio 7 in favore della campagna nazionale da voce al rispetto a sostegno dell'approvazione della legge contro l'omotransfobia e la misoginia. Consiglieri presenti alle 9. La Zazzera, Alabiso, Gunnella, Toti, Zitoli. Assenti alle 9, Diegidio. Svolge la funzione verbalizzante Leonora Percario. Sono altresì presenti per l'associazione Il Tempo delle Donne la presidente Rita Valenzuela, le collaboratrici Vincenza Spiridione e Martina Mazziotti. Alle ore 9, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, la presidente apre i lavori della commissione. Per il primo punto all'ordine dei lavori, da lettura dei verbali numero 16 del 20 luglio 2020, numero 21 del 24 settembre 2020. I suddetti verbali vengono approvati. La Presidente dà il benvenuto alle rappresentanti dell'Associazione Il Tempo delle Donne, presenti nella commissione odierna per il punto 2 all'ordine dei lavori, e dà loro la parola. La Presidente Rita Valenzuela, di professione ritrattista e fotoreporter, relaziona che Il Tempo delle Donne è un'associazione di donne artiste e di aspiranti artiste, create nel 2018 con l'intento di riunire donne provenienti da tutte le parti del mondo che, attraverso le loro opere, possano cambiare o migliorare la storia della donna nell'arte, in cui spetta ancora un posto d'onore alla figura maschile. Sottolinea però che il fine più immediato e importante per tali donne, le quali appunto si lasciano alle spalle situazioni di sofferenza a causa delle varie vicissitudini passate nei paesi di provenienza, è riuscire a raggiungere attraverso la creazione delle loro opere una guarigione o una serenità interiori. Specifica che del gruppo fanno parte anche 5 psicologi. La Presidente Valenzuela relaziona che l'associazione offre la possibilità alle donne di dedicarsi alla creazione di opere artistiche dopo le ore lavorative e il percorso prevede anche una formazione. Alle 9:35 entra il consigliere Diegidio. La Presidente dell'associazione riferisce che lo scorso anno, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 25 novembre,
è stata allestita una mostra fotografica internazionale in onore delle sorelle Mirabal, con la quale l'Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia e l'Istituto Centrale per la Grafica hanno voluto rendere omaggio alle vittime della violenza e a tutti coloro che si impegnano a proteggere i più vulnerabili. Nella mostra sono state esposte le opere di donne provenienti dall'Albania, dal Brasile, dal Canada, dalla Colombia, dall'Ecuador, dall'Indonesia, dall'Italia, dall'Olanda, dalla Lituania, dalla Repubblica Dominicana, dalla Romania. La signora Valenzuela mostra ai commissari il libro che ne è nato, che prende il titolo della mostra, L'intenzione dell'anima, una raccolta di ritratti fotografici delle opere artistiche esposte. La presidente dell'associazione rappresenta alla commissione la richiesta di uno spazio municipale in cui poter svolgere le attività, affinché sia garantito alle donne di esprimere un diritto attraverso le loro opere. La presidente Lazzazzera comunica che si informerà in merito e coglie l'occasione per riferire che è stato pubblicato da poco sul sito istituzionale del Comune di Roma l'opuscolo Roma per i migranti, redatto a cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità, che offre un'informativa scritta di facile consultazione inerente a tutti i servizi utili offerti dalla città metropolitana di Roma Capitale. La Presidente aggiunge inoltre che il Municipio mette a disposizione, previa prenotazione presso l'Ufficio di Presidenza, la Sala Rossa, uno spazio dedicato a mostre e convegni. Informa a tal proposito che sono in fase di preparazione gli eventi dedicati al contrasto alla violenza contro la donna per la giornata del prossimo 25 novembre e che si possa sottoporre all'attenzione dell'assessore di competenza la proposta per allestire una mostra da parte dell'associazione. Le rappresentanti dell'associazione accolgono con entusiasmo la proposta. La presidente Lazzazzera dà la parola alla signora Vincenza Spiridione. La signora Vincenza Spiridione comunica di essere autrice di un romanzo intitolato Se è amore, l'antefatto, in cui affronta attraverso realtà e fantasia il tema della ricerca della consapevolezza da parte delle donne che hanno instaurato nel corso della loro vita relazioni errate, eredità inconscia di legami familiari in cui i ruoli sono già decisi. Allo scopo di raggiungere una convivenza in armonia tra esseri umani, la scrittrice invita ad individuare sempre, di fronte alle difficili vicende della vita, la provenienza del male, a comprendere le ragioni umane più nascoste, a riconoscerlo. Invita inoltre ad assumere un atteggiamento umano positivo per migliorare le relazioni. La signora Valenzuela riferisce di insegnare in una scuola dove si adopera per migliorare la visione del mondo da parte dei bambini attraverso la fotografia, operando soprattutto nella dimensione del bullismo. La presidente Lazzazzera dà la parola alla signora Martina Mazziotti, collaboratrice dell'associazione, la quale informa di essere impegnata nel campo dei diritti delle donne e in particolare si occupa della problematica della violenza domestica. Conviene con quanto sostenuto dalla presidente dell'associazione sui benefici importanti che l'arte può offrire. La presidente Valenzuela testimonia che molte donne che intraprendono il percorso artistico subiscono una vera e propria metamorfosi, prendendo consapevolezza di se stesse. La consigliera Labiso domanda quali sono le modalità di finanziamento dell'associazione. La signora Valenzuela informa che le donne aderiscono all'associazione tramite una quota di iscrizione, non dovuta invece da coloro che sono prive di mezzi economici. Il finanziamento viene usato per l'acquisto del materiale finalizzato alla realizzazione delle opere. Vengono praticate soprattutto l'arte della scultura, della fotografia e della pittura. La consigliera Zitoli invita le rappresentanti dell'associazione a informarsi sugli avvisi pubblici dei bandi emessi dal comune ai quali poter eventualmente partecipare. La signora Spiridione domanda se, al di fuori della giornata del 25 novembre, sia possibile fare richiesta di uno spazio disponibile nel municipio per l'allestimento di una mostra finalizzata alla presentazione dell'associazione. La presidente risponde affermativamente. La consigliera Zitoli informa che alcune strutture nel territorio sono a disposizione di tutti quei cittadini che ne facciano richiesta attivando una prenotazione. Le rappresentanti dell'associazione ringraziano e si congedano. La presidente Lazzazzera passa alla trattazione del terzo punto all'ordine dei lavori che riguarda analisi tema feti sepolti senza consenso e con il nome delle donne che hanno abortito, elaborazione eventuale atto di indirizzo. La presidente ricorda che il tema ultimamente è stato oggetto di una rilevanza mediatica che ha interessato soprattutto il cimitero del Flaminio e l'ospedale San Camillo.
relaziona che la normativa che regola la materia è datata da 30 anni e, come specifica la direzione generale dell'azienda ospedaliera del San Camillo, le azioni che vengono effettuate negli ospedali e nelle aziende sanitarie nei casi di feti con età gestionale compresa tra le 20 e le 28 settimane prevedono che essi siano identificati con il nome della madre ai fini della redazione dei permessi di trasporto e sepoltura, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 10909-1991 numero 285, che unitamente al certificato medico legale della ASL vengono consegnati ad AMA all'atto della presa in carico dei feti. Le successive attività relative al trasporto, alla gestione e al seppellimento del feto, continua la direzione generale dell'azienda ospedaliera del San Camillo, sono di esclusiva competenza di AMA e che l'azienda ospedaliera e l'ASL di competenza non concorrono in alcun modo della scelta di tali procedure. La Presidente Lazzadera riferisce che la denuncia pubblica della propria vicenda personale da parte di una giovane donna nei confronti della violazione della privacy per la sepoltura di un feto presso il cimitero del Flaminio ha dato rilevanza alla questione in oggetto. Aggiunge che, diversamente, nel cimitero del Laurentino viene adottata la pratica di apporre un codice numerico alla sepoltura. La Presidente asserisce che lo sforzo della Commissione consiste nel tentativo di dare un impulso alla possibilità di revisione della normativa evidentemente ingiusta. Dà quindi lettura all'articolo 7 del regolamento di polizia mortuaria DPR 285 del 10/9/1990. La Presidente sostiene che le donne dovrebbero essere poste in una situazione di maggiore consapevolezza al momento di firmare la dichiarazione sulla privacy. Il consigliere Gunnella osserva che sarebbe necessario uno studio del tema a livello nazionale e un adeguamento della normativa che tenga conto della sensibilità e del particolare momento emotivo che la donna sta vivendo, prevedendo il dovere di un chiarimento orale nell'immediato da parte degli operatori nei suoi confronti. Alle ore 10:55 escono i consiglieri Di Egidio e Toti. Al termine del dibattito, la Presidente non rileva nulla da discutere tra le varie ed eventuali per il punto 4 all'ordine dei lavori e passa quindi ad esaminare il punto 5 all'ordine dei lavori, che riguarda la presentazione ed eventuale sottoscrizione della mozione adesione del Municipio 7 in favore della campagna nazionale Da Voce al Rispetto a sostegno dell'approvazione della legge contro l'omotransfobia e la misoginia. La Presidente afferma che come municipio si vuole dare sostegno alla suddetta campagna nazionale e dà lettura dell'impegno della mozione. I commissari presenti, la Zazzera, l'Abiso, Gunnella, Zitoli, sottoscrivono l'atto. La Presidente comunica che l'atto verrà depositato all'ufficio consiglio fino alle ore 13:30 di venerdì 9 ottobre e sarà a disposizione di tutti i consiglieri per l'eventuale condivisione. Esauriti gli argomenti posti all'ordine dei lavori, la Presidente chiude la seduta alle ore 11. Documenti del presente verbale acquisiti agli atti dell'ufficio commissione del Municipio 7, copia della mozione, adesione del Municipio 7 in favore della campagna nazionale Da Voce al Rispetto. Il presente verbale letto e sottoscritto è stato approvato nella sera, viene approvato oggi. Tutto a posto, consiglieri? Va bene? Si approva? Sì, per me sì. Ok. Sì. Allora, Eleonora, questo verbale è approvato, questo dell'8. Passiamo al secondo verbale che è del... allora... Il giorno 15 del mese di ottobre 2020 alle ore 14:32, in modalità online attraverso la piattaforma utilizzata dall'amministrazione, si è riunita l'intestata commissione convocata alle 14:30 per l'esame del seguente ordine dei lavori. Lettura e approvazione verbale precedente, lavoro e detenzione, quali opportunità? Tre varie ed eventuali. Consiglieri presenti alle 14:32, la Zazzera, Alabiso, Di Egidio, Toti. Eleonora, tu stai prendendo, no, le presenze? Sai certo, come... certo, sì. Non ti preoccupare. Io ho segnalato, non so se mi avete sentito, ho scritto in chat Eleonora. Sì, sì, ho visto. Ah, buonasera. Sì, vi sentivo silenziosamente e rispettosamente. Sì. Grazie, okay. Di Egidio. Alle consiglieri assenti alle 14:32, Gunnella, Zitoli. Svolge la funzione di segretaria Eleonora Percario. È altresì presente il signor Oscar La Rosa. Alle ore 14:32, constatata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, la Presidente apre i lavori della Commissione.
alle ore 14.32, no, ho già detto, alle 14.33 si collega la consigliera Zitoli. La Presidente rinvia alla prossima seduta utile la lettura del verbale della seduta precedente, perché in fase di stesura. La Presidente prende quindi in esame il secondo punto all'ordine dei lavori ed invita il signor Oscar La Rosa a presentarsi ai commissari. Il signor La Rosa riferisce di essere un ex volontario attivo nelle carceri che, successivamente alla stesura della sua tesi di laurea, avente come tema il lavoro in carcere, ha organizzato insieme a Paolo Strano, fisioterapista nel carcere di Regina Coeli, il primo Festival Nazionale dell'Economia Carceraria a Roma il 2 giugno 2018, occasione in cui furono invitate molte cooperative di imprese del territorio nazionale che lavorano all'interno delle carceri assumendo personale in esecuzione penale. Da qui è nata l'idea di fondare Economia Carceraria, un'impresa che intende promuovere, valorizzare e distribuire produzioni artigianali realizzate in carcere, realizzando così quanto sancito dall'articolo 4 della Costituzione italiana, che riconosce il diritto al lavoro per tutti. Il signor La Rosa riferisce che su 60.000 detenuti, 17.000 lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, pulizie, cucina, assistenza ai compagni, eccetera, percependo uno stipendio basso dovuto alla riduzione dell'orario di lavoro a causa delle restrizioni dettate dalla diffusione del coronavirus. Fa presente che questa modalità di lavoro non consente emancipazione e che il punto debole sia proprio il fatto che il datore di lavoro viene a coincidere con l'ente che ha il potere detentivo sulla libertà del dipendente. Chiarisce che il lavoro è uno strumento di socializzazione e, in quanto tale, si realizza attraverso la formazione professionale offerta dalla cooperativa o dall'impresa che assume il dipendente, stipulando un contratto. Informa che solo una minima percentuale dei detenuti impiegati riesce ad essere inserito in un contesto produttivo, e poiché il carcere attiva una graduatoria in cui si seguono precisi requisiti e riguarda anche coloro che sono in attesa di giudizio. La Presidente chiede se il lavoro sia riconosciuto a fini pensionistici. Il signor La Rosa chiarisce che la legge Smuraglia prevede una serie di agevolazioni per l'azienda che assume persone detenute fino a 24 mesi dopo la scarcerazione. Il consigliere Toti, in qualità di ex dipendente dell'INPS, questo non lo sapevamo Toti che era dell'INPS, conferma che i contributi risultano versati. Il signor La Rosa relaziona che l'intento è di assorbire nel mondo del lavoro le persone uscite dal carcere e a tal fine si sono indirizzate diverse attività, come l'apertura di un pub sito in via Eurialo e di un negozio di prodotti artigianali a San Lorenzo. Cita inoltre l'Isola Solidale, che è una casa protetta su via Ardiatina, in cui è attivo un laboratorio di pelletteria. Relaziona che si cerca di valorizzare i prodotti dei detenuti attraverso la rivendita nelle botteghe ecosolidali. Si era pensato anche che il luogo migliore per produrre alcuni prodotti fosse il locale di somministrazione. Così è nata l'idea del pub. Informa che esistono diversi laboratori artigianali nelle carceri, come il birrificio di Saluzzo e un altro in via di apertura a Vasto. Le aziende vinicole delle carceri di Avellino ed Alba. Aggiunge che all'inizio nei pub lavoravano solo persone detenute. Ora, per non alimentare dannosi pregiudizi, anche persone libere. L'intenzione per il futuro è di aprire altri locali. La Presidente Lazzardera asserisce che sia importante dare visibilità a queste realtà poco conosciute ai più e a consentire ai detenuti di riacquistare la stima di se stessi, dando loro una possibilità di riscatto. Chiede al signor La Rosa quali risultati ha potuto constatare nel tempo realizzando queste attività. Il signor La Rosa fa presente che la storia di ogni individuo influenzi le sue scelte future in maniera del tutto personale ed unica. Quindi ogni risposta di fronte agli interventi attuati è diversa. Ritiene che da parte degli operatori ci debba essere un atteggiamento umile, che consista nel saper riconoscere la richiesta d'aiuto da parte delle persone detenute. Per poter intervenire, soprattutto, ci si deve saper riconoscere tutti come comunità in cui i soggetti si aiutano reciprocamente. Il signor La Rosa riferisce che all'interno di Rebibbia era presente un caseificio di prodotti di origine razziale, ma il progetto, come altri, è stato sospeso dalle nuove gestioni amministrative del carcere. Informa che attualmente si sta prestando attenzione ai bandi dei municipi riguardanti i mercati rionali per un possibile inserimento delle attività di rivendita dei prodotti dell'economia carceraria.
Il signor La Rosa fa presente che al detenuto vengono richieste dallo Stato le spese di mantenimento detentivo in carcere. Tali spese vengono trattenute dallo stipendio. Anche a questo scopo diventa importante per il detenuto avere un lavoro in carcere, oltre che per non alimentare, dopo il periodo di detenzione, il lavoro nero che permette agli ex detenuti di evitare le ritenute dallo stipendio. Alle ore 15:05 si collega all'audio-videoconferenza il consigliere Gunnella. La Presidente domanda in che modo il carcere acquisisce le attrezzature per i laboratori artigianali. Il signor La Rosa risponde che la procedura avviene tra imprese e carcere attraverso i bandi oppure attraverso contratti di comodato d'uso dei locali. La Presidente chiede se il progetto riguardi solo giovani o anche persone più grandi. Il signor La Rosa risponde che è aperto a tutti all'interno delle cooperative. La consigliera Labiso si informa se l'impresa Economia Carceraria abbia intrapreso un dialogo con rappresentanti del governo per avere maggiori possibilità di realizzazione del progetto. Il signor La Rosa riferisce di aver avuto contatti positivi con l'attuale giunta del Comune di Roma, ma auspica di portare in futuro la tematica in Parlamento. Informa sui prossimi eventuali eventi in programmazione. La mostra Mercato fa la cosa giusta a Trento, un mercatino a Roma, zona Trastevere. La Presidente comunica la disponibilità della Commissione Pari Opportunità Municipale a supportare le iniziative rappresentate nella presente seduta in collaborazione con la Commissione Commercio del Municipio per gli argomenti di pertinenza trattati. Informa che il Municipio può pubblicizzare le iniziative dell'impresa nell'ambito del progetto illustrato. La Presidente chiede se l'impresa funga anche da gruppo di ascolto. Il signor La Rosa risponde affermativamente, chiarendo che l'intervento debba essere anche un momento di crescita per tutti. Lui stesso, saltuariamente, si reca nelle scuole dove cerca di insegnare il concetto di lavoro visto nell'ottica di servizio alla società e non solo come mezzo di guadagno. La Presidente ringrazia e congeda il signor La Rosa, passando alla discussione del terzo punto all'ordine dei lavori, informando i commissari che sta lavorando alla stesura di un atto di mozione finalizzata alla giornata del 25 novembre. Ringrazia la consigliera Labiso per aver offerto l'opportunità alla Commissione di conoscere l'argomento trattato al punto 2, tramite l'intervento odierno del signor La Rosa. Esauriti gli argomenti posti all'ordine dei lavori, la Presidente chiude la seduta alle ore 15:38. Consiglieri, d'accordo? Approviamo? D'accordo, per me sì. Approviamo. Ok, bene. Allora passiamo al terzo punto, no, al secondo, che è la presentazione, giusto Eleonora, perché non ce l'ho la convocazione, allora. Penso che sia la risoluzione, vero? Secondo punto, sì, è l'esame per espressione parere della risoluzione richiesta adozione di un regolamento regionale che superi le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento nazionale di polizia mortuaria a tutela della volontà e dignità delle donne che si sottopongono a pratiche abortive. Esatto, grazie. Prego. Allora, consiglieri, di questo ne avevamo già, l'abbiamo letto l'altra volta, ne avevamo parlato. I consiglieri di opposizione volevano leggerlo meglio e quindi avere la possibilità di dare, insomma, di approfondire meglio personalmente. Quindi oggi siamo qui, se volete rileggo l'impegna, se invece vi è chiaro, tanto l'avete ricevuto tutti. Oggi dovrebbe essere votato in commissione, quindi non so, ditemi voi se volete rileggere. Anna Rita, posso chiederti di rileggere l'impegno così un po' tutti, diciamo, ci rifrescamo, ti dispiace? Va bene, allora, grazie. Quanto premesso, visto e considerato, il Consiglio del Municipio 7 risolve di impegnare la Presidente e la Giunta ad interfacciarsi con la Sindaca e la Giunta Comunale al fine di disporre la rimozione dei nomi che sono stati affissi sulle croci cimiteriali dei feti prodotti abortivi senza il consenso delle donne, perché il problema principale di questo, per cui è uscita, abbiamo fatto questa risoluzione, sono questi nomi affissi, questi nomi di donne affisse sulla diciamo sulle tombe di questi feti e quindi noi ne chiediamo la rimozione. Poi che la sindaca si faccia promotrice presso la giunta della regione Lazio di un nuovo regolamento. Scusami,
scusami un attimo, scusami. No, volevo dire, per le persone che non sono d'accordo o la rimozione totale pure per quelli che sono d'accordo a mettere il nome? Ecco, non ho capito questo. No, beh, lei vota Toti come vuole, se non è d'accordo vota... No, 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 io non ho capito bene che c'è scritto, no? Lo rileggo? Io, rileggo un attimo, sì, scusami, scusami. Sì, no, l'impegna rileggo, va bene? Sì, 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 sì. Allora, impegna, per quanto il Consiglio del Municipio 7 risolve di impegnare la Presidente e la Giunta nostra, insomma, ad interfacciarsi con la Sindaca e la Giunta Comunale al fine di disporre la rimozione dei nomi che sono stati affissi sulle croci cimiteriali dei feti prodotti abortivi senza il consenso delle donne, cioè i nomi affissi senza che le donne siano a conoscenza di questo. Oh, ok, ok, grazie. I loro nomi sulle tombe dei feti. Grazie, ho capito adesso, sì, grazie. E poi il secondo punto dell'impegno è che la sindaca si faccia promotrice presso la Giunta della Regione Lazio di un nuovo regolamento regionale che superi le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento nazionale di polizia mortuaria a tutela della volontà e dignità delle donne gestanti. Chiediamo questo perché, se vi ricordate, ne abbiamo discusso in commissione, c'è proprio un vuoto normativo, no? Quindi c'è un rimpallo di responsabilità, tant'è che appunto c'è il garante, adesso sta facendo delle indagini per vedere un pochettino dove c'è stato il problema, ma in realtà c'è qualcosa che non... c'è un vuoto proprio, quindi che chiediamo appunto che sia rivisto questo regolamento di polizia mortuaria che... io ho citato nel premesso della risoluzione, se l'avete letto, perché è qui, diciamo, che si dovrebbe sciogliere un po' il nodo, se sì, sempre a tutela delle donne, no? Quindi che si mettano a tavolino e studino un regolamento che sia anche che tuteli le donne che purtroppo devono praticare l'aborto molto spesso. Perché terapeutico e quindi queste donne vanno tutelate nella loro dignità anche per quello che riguarda la religione, dicevamo, no? Perché poi questi nomi sono stati affissi su croci, non tutte le donne magari sono appartengono alla religione cristiana e magari, come appunto ha denunciato nel post denuncia quella donna, lei non si riconosce in quella religione, quindi una serie di cose, insomma, di problematiche queste molte donne hanno fatto, diciamo, hanno evidenziato questo problema. È un argomento delicatissimo e quindi noi chiediamo che sia rivisto questo regolamento e che si dia importanza appunto alla volontà di ogni donna che pratica purtroppo l'aborto. Questo è. Se volete intervenire, avete qualche altra domanda, oppure non so, volete dire qualcosa? Pronto? Ragazzi? Io no, per me è abbastanza chiaro, l'hai spiegato molto bene. Dunque, io... Se prego. Possibile, diciamo, tendenzialmente sono per firmare, quindi se oggi è la giornata che ci siamo dati come timeline, ovviamente firmerò, perché insomma è un tema importante. Votare, quindi sottoscrivere, intendevo anche come commissione. Poteva essere, giusto questo pensavo, interessante, visto che il tema in questo caso è sicuramente legato alla privacy e quindi al rispetto della personalità, dignità legata diciamo all'esternazione del nome e senza il consenso. Poteva essere, però, se abbiamo questa fretta di votare oggi l'atto, poteva essere interessante se come municipio potevamo chiamare in audizione qualcuno, visto che si è appena insediato il nuovo garante, si potrebbe pensare, non ovviamente di avere lui in commissione, ma qualcuno della sua segreteria o uno dei consiglieri diciamo che potesse venire, diciamo, più che altro non tanto per un discorso di noi sei che siamo connessi in questo momento, ma per poi avvalorare eventualmente
quello che impegniamo come, come municipio latino, perché la sindaca ha come, diciamo, probatoria di un'eventuale violazione che c'è stata e quindi una necessità di rimozione, su cui c'è anche un'espressione in tal merito a favore da parte, diciamo, di qualcuno che si occupa di privacy nella vita e soprattutto nelle istituzioni a questo scopo, potrebbe essere un'idea. Se invece abbiamo come esigenza quella oggi di votare la risoluzione e mandarla successivamente al vaglio del Consiglio, mi rendo conto che il tempo non c'è, però visto che siamo spesso, insomma, facciamo poche commissioni, potrebbe essere uno spunto anche approfondirlo con un parere tecnico, dicevo, che si occupano di privacy. Grazie consigliere Virgilio. Luca, effettivamente sì, potevamo anche sentire la, diciamo, il garante, però già io non l'ho fatto perché comunque già è stato avviato un percorso di indagine, diciamo, da parte del garante sulla privacy. Giustamente il consiglio è buono, però noi intanto potremmo comunque successivamente, perché no, sentire, vedere e sentire come magari se ha qualcosa da dirci, no? Possiamo fare eventualmente una commissione successiva e approfondire questo. Intanto a me sì, farebbe piacere mandare avanti questa cosa, perché a me, a noi, non so, credo a tutti, perché prima si risolve il problema, anche perché quei nomi sono ancora fissi su quelle croci, quindi poi sai, tra una cosa e l'altra, insomma, il tempo vola. Però non è anche, io accolgo, se sei d'accordo, il suggerimento di eventualmente di invitare il garante e sentire, insomma, se ci sono, sentiamo cosa hanno da dire, approfondiamo meglio. Molto volentieri, magari, ecco, possiamo presentare, scusi se interrompo, Presidente, magari ho visto la mano alzata della consigliera Zitoli, era solo per completare, se non si può fare entro oggi, ovviamente come bloccare l'atto e avvalorarlo con un'audizione, si potrebbe eventualmente poi presentare in una ipotesi di commissione successiva a qualcuno che si occupa di privacy o al garante stesso, ma mi sembra difficile, la nostra risoluzione, quindi potremmo presentarlo proprio come atto a quel punto, se non possiamo farlo. Comunque io voterò favorevolmente, insomma. Va bene, grazie. Comunque la tua consigliere di Egidio. Chi voleva intervenire? La consigliera Zitoli, Elisa? Sì, un piccolo chiarimento, perché penso ci sia un fraintendimento sulla sottoscrizione e sulla votazione. Oggi in realtà si esprime un parere, la sottoscrizione è già avvenuta, come Luca potrà ricordare, nella scorsa commissione, e poi io questo lo dico solamente come richiamo al regolamento, una volta che l'atto è depositato non può più essere firmato, per questo era stato inviato a tutti con una data di scadenza, entro quella data va firmato, una volta che è protocollato l'atto passa in commissione, essendo una risoluzione solo per espressione di parere, nient'altro. No, volevo solo chiarirlo perché avevo notato, insomma, un fraintendimento e mi sembrava giusto correggere tutto. Che la risoluzione va in commissione e tra l'altro c'è una tempistica, no? Una volta che è presentato, sì, l'atto, entro una certa data deve passare in commissione e deve andare in consiglio, quindi anche io d'accordo sulla proposta di De Gidio, mi sembra che abbia buon senso e magari la possiamo fare successivamente, la accolgo molto favorevolmente. Grazie. C'è qualche altro consigliere che vuole... Grazie Elisa. C'è qualcun altro che vuole intervenire su questo tema? Se non c'è nessuno, possiamo passare alla votazione. Eleonora, come fai l'appello tu? Ci chiami uno per uno, no? Sì, faccio io l'appello e vi chiamo uno per uno. Se non ci sono interventi, possiamo andare, consiglieri? Sì, allora prego. Allora, 15:04 si inizia la votazione, si esprime parere. Allora, la favorevole, dunque, no, vi chiamo uno per uno e poi esprimete voi parere. Sì. Allora, la Zazzera favorevole. Allora, io scrivo intanto, scusate.
All'abito? Favorevole. All'abito favorevole. Di Egidio? Favorevole. Gunnella? Favorevole. Toti? Favorevole. Zitoli? Favorevole. Ok, allora il parere è favorevole all'unanimità. Va bene. Ok, e basta, no? Abbiamo chiuso con questo punto, no? La votazione è stata fatta. E quindi oggi, non so, leggo, praticamente parlo io perché leggo. E passiamo all'altro atto che oggi presentiamo, che è la mozione. E se volete vi leggo l'impegno oppure ve la leggo tutta, tanto sono una pagina e mezza, come preferite. Ve la leggo tutta? Leggila tutta, sì. Allora, la mozione è 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Premesso che il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54-134. La data è stata scelta come giorno della ricorrenza in ricordo del terribile assassinio delle tre sorelle Mirabal avvenuto durante il regime dominicano di Rafael Leonidas Trujillo nel 60, in cui celebrare e promuovere attività a sostegno delle donne sempre più vittime di violenze, molestie, fenomeni di stalking e aggressioni tra le mura domestiche. La violenza contro le donne viene definita dalla Dichiarazione ONU per l'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 come ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia o che possa avere come risultato o un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà che avvenga nella vita pubblica o privata. La legge 27.6 del 2013, la numero 77, Convenzione di Istanbul, protegge le donne e le ragazze, indipendentemente dalla loro origine, età, razza, religione, ceto sociale, status di migrante e orientamento sessuale, per non citare che alcuni esempi. Riconosce inoltre che ci sono gruppi di donne e di ragazze più esposti al rischio di subire violenze e che gli Stati hanno l'obbligo di garantire che siano presi in considerazione i loro bisogni di particolare protezione. Gli Stati sono inoltre incoraggiati ad applicare le convenzioni ad altre vittime di violenza domestica, come i bambini, gli uomini, le persone anziane. Considerate che, nonostante la crescente consapevolezza e l'impegno a livello internazionale, la violenza contro le donne è ancora un fenomeno largamente diffuso. Secondo l'agenzia UN Women, una donna o ragazza su tre subiscono violenza fisica o sessuale durante la loro vita, più frequentemente da un partner intimo. Circa 750 milioni di donne e ragazze si sono sposate prima del 18° compleanno, mentre 200 milioni di donne e ragazze hanno subito mutilazioni genitali femminili. Nel 2017, che è stato l'anno peggiore che ricordiamo, una donna su due è stata uccisa dai propri partner o familiari. Il 71% di tutte le vittime della tratta di esseri umani nel mondo sono donne e ragazze e 3 su 4 sono sfruttate sessualmente. Il segretariato generale delle Nazioni Unite ha lanciato la campagna Unite. Lanciata nel 2008, la campagna Unite è uno sforzo pluriennale finalizzato alla prevenzione e alla eliminazione della violenza in ogni parte del mondo, contro donne e ragazze. Unite fa appello ai governi, alla società civile, alle organizzazioni femminili, ai giovani, al settore privato, ai media, all'intero sistema delle Nazioni Unite per unire le forze ed affrontare la pandemia globale della violenza contro donne e ragazzi. Le Nazioni Unite mirano a raggiungere l'obiettivo di adottare e di implementare piani di azione nazionali multisettoriali, incrementare la raccolta di dati sulla diffusione della violenza contro le donne, potenziare la coscienza pubblica e la mobilitazione sociale, impegnarsi contro la violenza sessuale in situazioni di conflitti armati,
richiama uno sforzo pluriennale volto a prevenire ed eliminare la violenza contro donne e ragazze ed in particolare si concentra sul tema dello stupro come forma specifica di danno commesso contro donne e ragazze in periodi di pace o di guerra. La disuguaglianza di genere ancora persiste in tutto il mondo e raggiungere l'uguaglianza e l'emancipazione del genere femminile richiederà sforzi più vigorosi per contrastare una discriminazione basata sul genere, probabilmente radicata, spesso derivante da atteggiamenti patriarcali e dalle norme sociali correlate. Chiaramente ho voluto fare un atto che riguardasse un po' le donne. Presidente? Sì? Scusa l'interruzione, c'è Marta Cesari che vuole entrare in sala d'attesa, aveva richiesto il link, ecco. La metto? Sì, sì, l'ho fatto io. Ah, ok, perfetto. Quasi alla fine praticamente. Quindi la disuguaglianza di genere ancora persiste in tutto il mondo e raggiungere l'uguaglianza e l'emancipazione del genere femminile richiederà sforzi più vigorosi per contrastare una discriminazione basata sul genere, profondamente radicata, spesso derivante da atteggiamenti patriarcali e dalle norme sociali correlate. Come vi dicevo, ho voluto allargare un po' alle donne di tutto il mondo che subiscono violenza, ecco, appunto come riferivo anche alle donne che subiscono le mutilazioni genitali, a quelle bambine che vengono date in spose, ancora molto piccole, alle donne che sono in guerra, alle donne che vivono la, quindi a tutte le donne del mondo. Ho voluto allargare questa mozione, insomma, a tutto il mondo, diciamo, a tutte le donne del mondo, perché in molti paesi ancora veramente ci sono cose ancora antiche come il patriarcato e tanto altro. Quindi passo all'Impegna. Per quanto premesso e considerato, il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente e la Giunta a provvedere per quanto di competenza a promuovere eventi e o iniziative atti a contrastare tale fenomeno e a sostegno delle vittime di violenza in collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e di altri organismi che a vario titolo si occupano della tematica. Promuovere attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani, ancora molto diffusa. Promuovere percorsi con personale specializzato per favorire l'educazione ed una corretta affettività e sessualità. Come ogni anno noi facciamo una mozione per ricordare, per aderire alla giornata del 25 novembre per l'eliminazione della violenza sulle donne. Quindi bisogna sempre parlarne affinché sensibilizzare tutti e poter arrivare alla diminuzione di questa violenza o addirittura alla sparizione di questa violenza. Quindi per questo facciamo questa mozione tutti gli anni. Quest'anno, come dicevo, ho voluto allargare un po' a tutte le donne del mondo, ai bambini, alle bambine, soprattutto anche alle bambine che subiscono violenza. Ecco, questa è la mozione. Quindi ditemi voi se avete domande, se volete i vostri interventi. Grazie. Ci sono interventi? Consiglieri? Mi sentite? No. Sì, sì, ti sentiamo. No, nessun intervento. Nessun intervento? Allora no. Non io, vediamo altri se ci sono interventi. Niente, io come al solito questa mozione la lascio aperta alla firma di tutti, quindi non so se dobbiamo firmarla già oggi. No, non c'era scritto eventuale sottoscrizione. Adesso controllo, Presentazione, discussione ed eventuale sottoscrizione. L'avevo scritto, sì. Quindi chi vuole può sottoscrivere nella chat. Nella chat e poi come al solito si manda. Nella chat mettiamo sottoscrivo. Sottoscrivo l'atto. E poi Tony, sicuramente l'ufficio consiglio manderà una mail dove bisogna rinviare la mail con la sottoscrizione. Sì.
Non basta questo, no, perché io non ho mai sottoscritto, questa la sottoscrivo senz'altro. No, allora praticamente io adesso scrivo, sottoscrivo, e non basta. Per la commissione, però comunque bisogna mandare la mail all'ufficio consiglio dopo che io le ho inviato l'atto con e la richiesta di farla della firma di tutti, per chi vuole firmare chiaramente. Perciò a noi ci arriva una comunicazione dall'ufficio che ci dice avviato l'atto, potete sottoscriverlo. Questo. Se dovete sottoscrivere l'atto in oggetto e sottoscrivo o firmo. Noi non possiamo quando arriva all'ufficio consiglio, a forza di quell'ufficio consiglio che ci dice è arrivato. Sì. Ecco, c'è una comunicazione ufficio consiglio. Sì, sì, come è stato anche per le altre, l'ultima risoluzione, l'altra sì. Anche l'altra dell'LGBT, insomma, come è stato le altre volte. Vi arriva la mail dove vi chiede se volete sottoscrivere l'atto. Però sì, noi come commissione adesso firmiamo. Okay. Sì, invito chi non l'avesse ancora fatto ad esprimere la sua opinione sulla chat. Grazie. Sì, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, Toti, Gunnella, Labis, Didoli, mancherebbe Luca? 1, 2, 3, 4, 5, Diegio. Luca? Forse si è disconnesso. Luca, Diegidio? Non credo sia uscito, no? Non lo so. Non credo perché lo vedo ancora. C'è. Ecco. Dice che ha problemi. Ha problemi. Sì. Comunque, in ogni caso, verrà inviata dall'ufficio consiglio, quindi Luca può sottoscrivere tranquillamente. Luca, non so se ci... Ah, non ci sente. Ma potrà descrivere, comunque sottoscrivere in ogni caso? Sì, va bene, tanto... No, perché se... va bene, se... vediamo se riesce, se... altrimenti poi arriverà la mail. Sì. Sì, evidentemente ha problemi. Sì. Allora. E niente, quindi va bene. Allora io entro quanto tempo? Oggi che è giovedì, facciamo fino a lunedì alle 11.30? Ma io direi che va bene, così poi può anche essere portata nella capigruppo. Ecco, ecco. Chi è che ha scritto? Ah, no, scritto. Sì, sì. Vabbè, aspettiamo se riesce a rispondere, altrimenti... Scusami, Presidente, no, soltanto una cosa. Sì. Perciò entro lunedì, perciò noi prima di lunedì riceveremo una comunicazione dall'ufficio consiglio che ci dirà potete sottoscrivere. Sì. Okay. Sì. Entro lunedì ci arriva. Ok, ok, no. Arriverà sicuramente domani. Ho mai sottoscritto, allora scusatemi, ma non sapevo. Presidente, sì. Entro lunedì, entro le ore 11.30 come al solito, ok. Non so se Luca si è riuscito vedo la foto, ma non... Luca, ci sei? Vabbè, comunque. E niente, a questo punto... Se non, passiamo alle varie ed eventuali, chiuso anche quest'altro punto, alle varie ed eventuali, se non ci sono, no, io vi dico che la prossima commissione sarà il 5, giovedì prossimo, come ricordavo già l'altra settimana, ottobre è il mese del, ottobre rosa, è il mese dedicato alle donne, no, alle donne, al tumore al seno, diciamo, no? E quindi avremo un'associazione che si occupa di questo per eventuali screening, quindi vediamo se ci possono essere delle cose, dei progetti o delle cose che noi possiamo fare per aiutare, insomma, anche per la prevenzione. Quindi è chiaramente ottobre il mese rosa, però come dicevo si estende anche fino a dicembre. Quindi il 5 avremo questa associazione. E se non ci sono altre varie ed eventuali, attendo. Sì, io ho una proposta. Non so se è fattibile, non so se esiste un mese azzurro.
ma visto che siamo nella pari opportunità, volevo sapere se esistono campagne di prevenzione anche per gli uomini. Per esempio io, vabbè, lo vedo vivendo, cioè ormai non sono più giovane, io non è più giovane neanche mio marito, quindi vedo gli uomini hanno problemi sicuramente diversi dai nostri, non so, la prostata o altri tipi di problemi, e quindi volevo capire se magari sarebbe il caso di stimolare anche campagne a favore della prevenzione degli uomini, no? Magari gli uomini hanno altri problemi, sono soggetti a problemi arteriosi o a stress, e lo sappiamo bene, insomma, molto spesso sono quelli più soggetti a ictus, ischemie, infarti, quindi problemi cardiocircolari, cardiovascolari, e quindi insomma la mia proposta era prendere in considerazione anche l'uomo. Grazie consigliera Titoli, sicuramente adesso vediamo e sicuramente tratteremo anche questo. Grazie per averci ricordato le nostre aspettative. Alessandro, parliamo sempre di tumori al seno, di tumori all'ovaio, all'utero, queste cose qui, purtroppo siamo tutti sotto lo stesso cielo, no? In questo vedo una piccola discriminazione, la vedo, perché per favorire la donna si fanno tutte queste belle campagne rosa, però in realtà voglio dire il male non guarda nessuno, non guarda in faccia nessuno, e quindi neanche il sesso, ahimè, e quindi sentiamoci tutti uguali. Che sono le donne che sono combattive, quindi si lottano e organizzano e fanno. No, va bene, però insomma lo vedo, poi in realtà cioè, certo. Siamo in un secolo dove le malattie spuntano in ogni dove, diverse. Voglio dire, quando si tratta di campagne di sensibilizzazione parliamo di salute, insomma parliamo di salute di tutti, questo. Certo. Questo io adesso ho detto questo perché l'ottobre è dedicato all'ottobre rosa, quindi è dedicato proprio a questo, però anche sì, se... sì, io anche presidente, no, io anche ho alzato la mano, forse no, sì, volevo dire con Elisa, perché lo volevo fare io quell'intervento, l'ha fatto Elisa prima che non ho fatto l'ultimo. No, io diamo un compitino a Gunnella, diamo un compitino a Gunnella. Alessandro, vediamo se esiste questo ottobre azzurro. Magari sarà io no, per male, con quello che hai detto, ci faccio la lista. Se non esiste, lo facciamo noi. Io ho scritto tutte le associazioni più rappresentative, sia l'AE che alla Lega Italiana Lotta contro i tumori, che sono le due più accreditate a livello nazionale. No, c'è una campagna preventiva che le fanno continuamente, voglio dire, sulla stampa e su altri organi. Non c'è giustamente un discorso come un mese rosa, come le donne, un discorso di mese azzurro. Però ecco, è importante che quando parliamo di prevenzione sia per le femminucce, che è importantissimo, ma anche per gli uomini, perché ci sono prevenzioni su alcuni organi che funzionano molto, il discorso della prostata e altri tipi di prevenzione, che su altri organi è difficile, come sul pancreas e su altri, però su alcuni la prevenzione funziona e dà dei buoni risultati. Perciò senz'altro è importante che noi ci confrontiamo con le associazioni, che poi deciderà il presidente. Io l'ho detto, like, vabbè, lo conoscono tutti, e poi la Lega Italiana Lotta contro i tumori è accreditata ugualmente a livello governativo, ma quello che pensai più giusto, è importante questo discorso, io penso molto molto importante. Bene, ecco i maschietti, ecco presidente. Sentivo prima, scusatemi, ma ho dovuto disconnettere e riconnettere, c'era poca connessione, scusa, mi sentivo proprio robotici, quindi chiedo scusa, non so che mi sono perso. Comunque siamo passati al punto delle varie eventuali. Questo l'ho ascoltato. Consigliere Di Egidio, i tuoi colleghi hanno sottoscritto l'atto nella chat. Quello della comunità. Se vuoi sottoscrivere anche tu, non so. Perché ho perso parte della discussione, e eventualmente c'è anche tempo per farlo dopo oggi, oppure deve essere stato... Infatti...
e poi l'ufficio consiglio manderà la mail a tutti, perché lo lascio aperto a tutti. Ecco, a tutti, ok, allora quando mi arriva la mail sottoscrivo tramite la mail, così mi rileggo un attimo, che adesso purtroppo ho proprio sentito male. Certo, sì sì, intanto è fino a lunedì alle 11.30 è aperto, quindi bene, arriverà credo domani a questo punto. Quindi se volete sottoscriverla, insomma, la potete sottoscrivere anche mandando la mail all'ufficio consiglio, che arriverà prima la mail dell'ufficio consiglio. E niente, poi siamo passati alle varie ed eventuali e niente, ottobre rosa, e invece poi appunto la consigliera Zitoli e il consigliere Tote chiedevano: ma c'è un mese azzurro per gli uomini, quindi perché per la prevenzione giustamente, giustamente bisogna pensare anche agli uomini. Purtroppo Toti si sente ancora azzurro. Un po' un azzurro nel cuore, quindi chiaramente ci inventiamo il colore nel mese, però comunque faremo sicuramente, accolgo la proposta della consigliera Zitoli di affrontare anche la tematica che riguarda appunto gli uomini, e magari se poi ci sarà un mese dedicato proprio alla prevenzione per gli uomini come ottobre rosa, magari un altro mese ottobre azzurro, un altro colore, ma azzurro è più adatto. Quindi è questo è tutto. Quindi se non c'è altro, tra le varie eventuali, io chiuderei la commissione. Non so se l'ospite voleva magari in fine commissione... Marta? Intervenire. Marta? Pronto? Non ha fatto richiesta, però non so. Marta Cesari? Pronto? Marta? Volevi... Sì, ci sono. Ah, prego, volevi intervenire? Volevo ringraziarvi per tutto quello che fate, perché è importante anche sia sulla la violenza sulle donne, che è una cosa fondamentale per tutte, penso, e anche l'attenzione sulla ricerca per il tumore al seno, di cui io potrei essere una valente, diciamo, testimone. È importantissima la prevenzione e la diagnostica precoce del tumore al seno. Quindi più viene pubblicizzata e più sono contenta come cittadina, come anche paziente ancora, per la tipologia del tumore. Non si esce mai da questa cosa, perché poi è continua la fase di controllo e di screening continuo. Quindi qualsiasi cosa prevenga comunque una malattia grave, che però se viene presa in tempo, nei tempi che la medicina permette una risoluzione, di cui la medicina permette una risoluzione, diciamo quasi definitiva, perché la certezza non c'è su nulla, però è un grande messaggio per le donne e anche per gli uomini, sarebbe quella di cui avete parlato. È una cosa bellissima, perché io ne ho parlato anche io, perché tutti noi siamo, cioè avendo avuto un'esperienza diretta, poi uno allarga lo sguardo e dice: ma allora anche tu bisogna che fai qualcosa. E gli uomini generalmente vengono lasciati su tante cose, si lasciano, non vengono lasciati, si lasciano un pochettino indietro certi controlli. Quindi più si insiste sulla pubblicizzazione, soprattutto sulla conoscenza di certe tematiche, e meglio è. Vi ringrazio comunque, grazie per avermi fatto parlare. Grazie. Grazie Marta, sì, ringrazio la consigliera Zitoli che ha fatto questa proposta, anche il consigliere Toti. Marta, comunque appunto giovedì prossimo parleremo anche di questo, quindi se vorrai, ti do del tuo, se vorrai esserci, ci fa piacere. Grazie, grazie molto di esserci, grazie. E vedo la manina di Toti, però non so se quella è quella precedente. La mia è nuova. Quella precedente. Perché è nuova. Invece quella della consigliera Zitoli è nuova? Prego. Sì, ho fatto una rapida ricerca. Novembre è il mese della prevenzione per l'uomo, prostata, tumori, eccetera, eccetera. Ho trovato adesso, ti ho inviato il link, Annarita. Ok. Va bene. No, veramente non sapevo neanche che esistesse un mese della prevenzione dell'uomo. Pensate voi come siamo poco dentro il problema, no? Vedi? Ebbene, bene. Novembre è un mese più, dedicato un po' a tante cose. Cioè, c'è la settimana che va dai bambini, il 20 novembre va
gli adolescenti, poi c'è la donna, poi, cioè un mese, novembre è un mese molto, molto pieno. Comunque, magari se non sarà novembre, sarà dicembre, comunque la facciamo, ecco. Va bene, ci siamo. Annalita, ci siamo già dentro in quella maschile, perché diceva bene Lisa, è fine ottobre, fine novembre, quindi ci siamo già dentro. Sì, va bene. Faremo una commissione anche su questo. Se non c'è altro, io vi ringrazio, ringrazio Eleonora e ringrazio tutti voi. Grazie mille. Anche la consigliera Tripputi, Marta Cesari e tutti i commissari della Commissione Pari Opportunità. Vi ringrazio e a presto. Chiudiamo la seduta. Ciao. 15:29. Va bene. Ciao. Okay, grazie. Buonasera a tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao Eleonora. Ah, la regia.